E infine siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati d'affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma rispondete augurando il bene. A questo infatti siete stati chiamati da Dio, per avere in eredità la sua benedizione. Chi infatti vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la lingua dal male e le labbra da parole d'inganno. Eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua. Perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere. Ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il male. E chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi. Ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo.